sono Alessio Lorenzi, Energy Manager e Direttore Tecnico di Minerali Industriali. Minerali Industriali è una società mineraria che si occupa dell'estrazione, della commercializzazione, della vendita e del trattamento di materie prime per l'industria ceramica, per il settore del vetro e per i sanitari. Abbiamo una realtà produttiva dislocata su 6 regioni italiane con 14 siti produttivi e una serie di impianti all'estero, in particolare in Centro Sud America, nel Nord Africa e in Europa. La nostra è una realtà mineraria, intesa come estrazione di feldspati, caolini e argille, appunto, che poi divengono dopo trattamento materia prima per l'industria ceramica. Dal 2008 ho affiancato al mio ruolo di direzione tecnica in azienda anche quello di energy manager. Purtroppo, devo dire purtroppo, come succede nelle aziende medio-piccole in Italia, questo ruolo è un po' costruito ritagliandosi degli spazi all'interno della propria mansione principale. È vero anche che nel mio caso, per esempio, credo si possa fare agevolmente sfruttando appunto il supporto di soggetti professionalmente preparati a cui ci si può rivolgere realizzando una sorta di coordinamento per quanto riguarda la nostra mansione. È ovvio che in un sistema che ha i tempi sempre più contati e sempre più risicati, occasioni come quella di questo meeting a cui stiamo partecipando in questi 2 giorni, per noi, per me in particolare, sono fondamentali, perché riesco a concentrare in poco tempo, in 1 giorno e mezzo, la possibilità di entrare in contatto con svariate figure professionali con le quali poi collaborerò o già collaboro per riuscire a fare quello che la mansione di energy manager mi chiede in azienda, senza però dover impegnarmi a tempo pieno in questo. Quindi dal punto di vista professionale è una possibilità di crescere collaborando con altre persone, ma avendo in mano per così dire il pallino della situazione. Io ho apprezzato molto questo evento a cui ho già partecipato lo scorso anno nell'edizione di Gubbio, perché appunto in poco tempo mi permette di entrare in contatto con molte persone, di conoscere più realtà, di aggiornarmi, perché i seminari, devo dire, sono molto interessanti, e soprattutto di scegliere quello che voglio vedere e voglio fare, perché nel programma che ci viene recapitato in precedenza, prima dell'evento, noi possiamo sostanzialmente definire quella che sarà la nostra agenda con relativa precisione, e quindi potremo andare a incontrare le persone, i soggetti che risultano interessanti per quella che è la nostra attività, con l'obiettivo ovviamente di raggiungere un grado di preparazione sempre più avanzato e nella speranza di sicuro di riuscire poi a portare in azienda questi benefici, perché ovviamente la nostra è una professione o una parte della professione che ci permette di poter portare dei risparmi tangibili, concreti, e quindi di dare un risultato subito evidente all'azienda, al management, alla proprietà. Di sicuro l'auspicio che emerge anche in queste occasioni è quello che la nostra figura, quella dell'energy manager, abbia col tempo una valorizzazione e un rilievo sempre maggiore a livello aziendale, perché queste tematiche, a prescindere da quelli che sono i costi dell'energia e delle varie energie più alti o più bassi, sono di rilevanza sia economica che anche ambientale, e quindi permettono sostanzialmente di far emergere quella parte positiva dell'azienda che in altri modi magari non emergerebbe. Quindi di sicuro un sistema che deve funzionare per tante variabili e non solo esclusivamente per quella economica.